Salve a tutti voi, in questo nuovo video vedremo alcune delle funzioni note della vitamina K2. Esiste anche un ruolo della vitamina K2 riguardo il tumore, il cancro. Ci sono studi in vitro che hanno osservato che la sola integrazione di K2 previene la crescita e la metastasi di più linee cellulari di tumori. In breve, la vitamina K2 può agire in diverse vie, tra cui la proteinchinasi A, la proteinchinasi C, il fattore nucleare Pb e il recettore steroideo e xenobiotico. Inoltre ci sono più casi in cui la supplementazione di K2 insieme al trattamento standard ha ridotto lo sviluppo del cancro. Dunque la K2 è una vitamina che ha un'azione anche antitumorale, che rispecchia una parte dell'azione della vitamina D. Infatti viaggiano sempre insieme vitamina D e vitamina K2. Poi c'è un ruolo della vitamina K2 riguardo anche le malattie epatiche. Dunque la vitamina K2 ha un ruolo anche nella rigenerazione delle cellule epatiche su vari distretti e anche nella differenziazione delle cellule staminali in cellule epatiche mature. Ciò suggerisce che potrebbe esserci un'importanza dello sviluppo di K2 del fegato. Inoltre, nell'ambito degli effetti antitumorali della vitamina K2, diversi studi hanno dimostrato che l'MK4 è un agente efficace contro gli epatocarcinomi, che sono insorti da cirrosi epatica alcolica e non alcolica. Inoltre vi è una tendenza positiva nell'integrazione di vitamina K2 nel trattamento della carcinosi epatica, sebbene manchino ulteriori indagini per approfondire questo aspetto. Poi c'è un altro ruolo della vitamina K2 riguardo la malattia renale cronica. Un marcatore, l'MGP defosforilato non carbossilato, viene usato per evidenziare la carenza di vitamina K in pazienti con malattia renale cronica. Questo marcatore è associato a una progressione dell'insufficienza renale cronica, poiché i pazienti con insufficienza renale cronica in stadio avanzato hanno livelli di questo marcatore molto elevati. È stato dimostrato che l'integrazione di vitamina K2 migliora la funzione dell'arteria renale e previene l'ulteriore sviluppo della calcificazione dell'arteria renale. Questo beneficio riguardante la funzione renale viene integrato dal dato che la vitamina K2 migliora anche la filtrazione glomerulare in un altro studio specifico. Poi vi è un ruolo della vitamina K2 sul sistema immunitario. Molti studi stanno dimostrando un ruolo cruciale di questa vitamina sul sistema immunitario. In primo luogo è stato dimostrato che la frazione MK7 modulava l'espressione del tumor necrosis factor alfa e dell'interleuchina 1 alfa e dell'interleuchina 1 beta. A sostegno di questa scoperta, la K2 diminuisce la proliferazione dei linfociti T da individui sani, mentre la vitamina K1 non ha alcun effetto su questo. Ciò è stato ulteriormente comprovato con linfociti T di un numero maggiore di bambini con dermatite atopica pediatrica e controlli sani, nonché con uno studio separato con pazienti in dialisi. Questi studi hanno dimostrato che la vitamina K2 ha ridotto il numero di cellule T attivate, nonché la proliferazione di esse. Pertanto le prove accumulate stanno sempre più dimostrando un nuovo ruolo di questa vitamina alla base delle malattie ematiche. Poi vi è anche una componente della vitamina K2 in ambito neurologico. È stato infatti dimostrato che sotto insieme di enzimi della vitamina K2 è altamente espresso nei tessuti cerebrali ed è stato anche documentato che un effetto protettivo della K2 sui neuroni in vitro. L'MK4 ha migliorato la produzione di energia e ha salvato la mutazione PINK1 trovata nel morbo di Parkinson. Più recentemente la ricerca ha identificato la protezione dei neuroni con vitamina K2 attraverso un nuovo meccanismo che coinvolge la via della chinasi P38MAP. Anche vari analoghi della vitamina K2 sono risultati efficaci in questa via di protezione e sulla differenziazione anche del neurone.
Questo dunque ha aperto anche l'azione di questa vitamina a livello del sistema nervoso centrale, considerando anche l'effetto protettivo vascolare sui vasi del sistema nervoso centrale. La vitamina K2 gioca anche un ruolo nell'obesità. Il legame tra l'ossocalcina è dimostrato ed è stato fortemente suggerito riguardo a questo aspetto. Tuttavia, il modo con cui si compie tale azione rimane ancora non molto ben chiarito. L'aumento diretto dei livelli di ossocalcina non carbossilata ha ridotto la massa grassa e migliorato il metabolismo del glucosio in topi da laboratorio. Inoltre, il gruppo di Ding e collaboratori ha valutato un altro meccanismo che promuove la lipogenesi. Di conseguenza, la downregulation di questo meccanismo ha aumentato i livelli intracellulari di K2 e la differenziazione dei preadipociti è stata inibita. Vi sono anche degli studi di coorte che hanno dimostrato miglioramenti nel peso corporeo, nella circonferenza della vita, e questo fa capire anche un altro ruolo della vitamina K2 essenziale nella gestione del paziente obeso. Dunque, con questo video concludiamo anche la serie della vitamina K, comprendendo anche quanto c'è ancora da studiare e da scoprire, però quanto è importante l'integrazione regolare negli alimenti di queste vitamine, sia della vitamina K e della vitamina K2, tenendo presente che i pazienti che assumono ancora oggi il warfarin, che non si può sostituire con i farmaci di nuova generazione, praticamente, cioè i cosiddetti NAO, devono stare attenti ai quantitativi di vitamina K che introducono regolarmente nella dieta giornaliera. E con questo terminiamo anche questo video. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi e grazie per seguire questo canale.